Allora, Andrea Gardino al termine del big match qui a Fondi contro la Visconti, la 21 ha vinto 3-2, però è stata una partita tirata fino alla fine. Mi sembrava che parte del primo tempo il Minturno aveva il risultato in mano, ma dopo la Visconti è venuta fuori, ma mi sembra anche che qualcosa non è andato a livello di arbitraggio. Questo è un mio pensiero, però giustamente rimane là. Certo, beh, consideri che l'arbitro per la Vissa ha tirato ben 3 libere, di cui una ha fatto il gol del 3-1. Noi fino al 3-0 avevamo gestito la gara benissimo, non c'era, in effetti avevamo comandato noi la gara, avevamo avuto diverse occasioni per raddoppiare, per triplicare, prima che Di Stasio si inventasse altri 2 gol dei suoi. Comunque devo fare gli applausi e devo rendere merito a una signora squadra come la Visconti, e penso che qui sia molto molto difficile per tutti venire a vincere. Onestamente una partita che penso che poteva finire anche in parità, no? No, su questo forse non sono d'accordo, perché noi abbiamo comandato tutti la prima frazione e l'1-0 ci stava molto stretto. Anche prima del secondo e terzo gol abbiamo sbagliato 3 conclusioni davanti al portiere, mentre loro ci hanno impensierito solo dal 2-0 e forse dal 3-0 in poi. Poi noi abbiamo un signor portiere che si chiama Sergio Gallo, che ha fatto oggi almeno tre parate dal portiere, ma è un portiere, noi lo conosciamo, è un portiere da Serie C. E poi c'è Di Stasio che in minima occasione mette la palla dentro. Di Stasio stranamente stasera si è visto bene sullo 0-0, ha sbagliato 4 conclusioni davanti al portiere, non è da lui, però stiamo parlando di un giocatore che già ha fatto 64 gol, quindi penso che è sprecato per la categoria, sia sprecato. Stasera al 21 è di nuovo primo. Sì, siamo di nuovo primi, però siamo consapevoli che il campionato è molto lungo. Questa era una delle trasferte più difficili. Adesso sabato si aspetta la partita con Terracina, che è un'altra gatta da pelare. Avremo sicuramente delle defezioni, perché Esposito è stato espulso, Savastano era in diffida, quindi mi sembra che sia stato ammonito, non ne sono sicuro, però poi controllerò sul reperto. Sicuramente avremo delle defezioni, però adesso il campionato dipende da noi. Se le vinciamo tutte da qui alla fine abbiamo vinto il campionato. È la prima volta che vedo il tuo Minturno, mister. La vedo come squadra volitiva, ma in questi frangenti rischi anche di avere qualche giocatore in meno, perché sono troppo nervosi. Sì, noi siamo, no, vabbè, siamo una squadra di, come dico io, di carattere, un carattere molto forte, per cui le squadre di carattere poi si esaltano in queste partite. E si è scontrati con un'altra squadra di carattere. Una squadra di carattere, devo dire che è venuta fuori una partita molto molto piacevole, sicuramente superiore agli standard della Serie D attuale. D'accordo, in bocca al lupo per questo campionato. Crepi. Grazie.